Benvenuti su Loggia. Oggi ragazzi torniamo su Sparkle per fare i nostri altri quiz casuali totalmente a caso alla cazzo di cane sulla geografia. Non perdere ulteriore tempo, andiamo direttamente sul sito di www.sparkle.com, credo. Eccoci qui ragazzi su Sparkle. Andiamo sempre a cliccare sul nostro ormai conosciuto Geography Quizzes e andiamo sul nostro ormai conosciuto Random Geography Quiz. Allora, dunque. Category Cracker Geography. Can you name the items in each geography category? See more info for instruction. Cioè che devo fare di preciso? Allora, puoi nominare possibilità di... Perché è impossibile tradurre? No, facciamo un attimo una cosa, allora, visto che è impossibile tradurre, noi freghiamo tutto e traduciamo lo stesso. Allora, non ho capito cosa devo fare. A parte, puoi nominare, per il resto, il mio inglese si ferma lì. Se caricasse il traduttore. Comunque, ecco, riesci a nominare gli elementi in ogni categoria geografica, vedo che non sono le varie istruzioni. Quindi, in teoria mi dovrebbe dare dei topic, io dovrei tipo indovinare, no? Continents of the... ecco, tutte le categorie devo indovinare, qua tutti i continenti del mondo, quindi... Asia, Oceania, Africa... Non ho scritto... Africa, Europe, Antartide... Antartica, come si dice Antartide in inglese? Allora, forse non lo conosco. Allora, North America, South America, Centro America, Triacolo e Nord America. Quindi manca l'Antartide, ma non so come si scrive Antartide in inglese. Avete pazienza, ma io Antartide in inglese. Non so come si scrive, ragazzi, Antartide in inglese. Ho veramente un vuoto. Antarctica, ecco che non lo prendeva. Antarctica. Ok. E poi? Categoria 1 l'ho finita, categoria 2 cos'è che devo fare, scusate? S-A-H-A-R-A. Cosa devo fare? Non mi dice qual è l'altra categoria. Comunque il suo sito non è che funzioni poi così troppo bene. Fatemi vedere more info. You will receive your first category. Once you have identified all of the items in the category, type the letters that appear in brackets in order to... Allora. Forse... Mo qua, è tipo bloccato. Forse, ragazzi, potrei aver capito. Come dice di... mettere in ordine le lettere per sbloccare la prossima categoria. In che senso però, ragazzi, non lo so. Allora. A. Sa. A. Neanche devo trovare una parola di stesso compiuto. Nara. Au, raga, non ne voglio sapere, basta. Sono già rotto di pensare, cambiamo, che è meglio, va. Cerchiamo di trovare un qualcosa di un pochettino meno complicato, perché io non sono così troppo intelligente ad arrivare a certe cose. In più, non so l'inglese. Capital city on a map per letter, quindi vuol dire che ci danno una mappa. Asia, ok. Can you name an Asian capital per letter which also makes all the other ones a bounce? Allora... Ma scusate, ma dov'è che appaiono questi... Non sto capendo, non si capisce niente, ragazzi, non si capisce niente. Non si capisce niente. Allora, Moscow, però Moscow è ancora in Europa, però magari lo prende lo stesso. Ah, devo mettere le lettere, quindi se metto la A, tipo Ashgabat, mi fanno tutte le capitali con l'A. Degli stati però colorati in viola.
o anche lì, vabbè, non lo so. Tanto Beijing e tra tutte quelle con le B. C. Ah, Tokyo. Tokyo e tutte quelle con la D. Poi New Delhi, New Delhi e tutte quelle con la N, le sue annate, Riyadh e quelle con la R, le sue annate. Israele conta come stato, credo, cioè della, penso di sì, no, allora no. Turchia, Ankara e tutte quelle con la se ne so annate. Armenia, allora, Tbilisi, Baku, Armenia, Yerevan e ce ne sono due con la Y, se non ne mancano ragazzi altre. L, non Lima in Perù, no? Kazakistan è, oddio, Astana, Nur Sultan, perché una volta si chiamava anche Nur Sultan, no ragazzi non lo so, vediamo quali che mancavano, la D, la C, allora mancava la U, la P, la S, la K, la D, la I, la S, la D. Ah, Gerusalemme, la capitale di Israele. Mi dimentico sempre che Gerusalemme è la capitale di Israele, perché Tel Aviv non è la capitale di Israele. E da ma, vabbè. Nel complesso, ragazzi, non male, per avere un minuto e mezzo di tempo, direi che non mi posso lamentare. Andiamo, ragazzi, avanti al prossimo quiz. Vediamo quale quiz ci proporrà questa volta il nostro caro amico Sparkle, se magari caricasse... Ci potrebbe proporre qualcosa. Allora, Lithuanian Borders Minefield, quindi dovremmo indovinare i confini della Lituania. Can you pick the countries which share a border with Lithuania without making a mistake? Ovviamente. Non dobbiamo fare casini. Allora, con cosa confina la Lituania? Con la Lettonia. Poi con la Russia, e ci siamo con due, poi confina con la Bielorussia e con la Polonia forse. Perfetto, perfetto, direi che per quanto riguarda i confini della Lituania siamo totalmente a posto. Prossimo quiz, ragazzi, vediamo che cosa... Ci capiterà forse questa qua, è la prima volta, ragazzi, che ho fatto un quiz tutto corretto. Non lo so, potrebbe essere la prima volta. Intanto, vediamo che cosa ci proporrà Seterra per il nostro prossimo quiz, il nostro prossimo esercizio. Vediamo. Landmark by Uncommon Photos. Can you name the landmark or the cities... or the city is located in for each uncommon photo? Cioè ci sono delle foto non comuni di quella città, di quel paese, e noi da quella foto non comune bisogna azzeccare che paese. Allora, intanto però deve caricare la foto, perché sennò è un po' difficile. Allora, vabbè, Giza, quindi direi che qui era abbastanza semplice. Questa cosa dovrebbe essere quello di Parigi, il museo quello di Parigi, in teoria, forse. Ha preso Parigi? Magari non l'ha preso, eh. Ah, era giusto, che okay. Questo è New York, perché quello lì è il parco di New York, Central Park. Poi, prossima. Che compagnia aerea è? Ger R. Nepal. Balziamo, ragazzi, questo non lo so. Potrebbe anche essere Dolomiti, questo è il teatro di Sydney di notte. Sydney Opera House. Boh,
Non ho idea. Questa è di nuovo Parigi. Di nuovo Parigi, direi. Di nuovo Parigi, direi. Direi proprio sì, perché quello lì è l'Arco di Trionfo, quindi direi che era Parigi. Che cascate sono? Che cascate sono? Brasile? Quelle altre del Brasile? Che si chiede Brasile? No. Comunque se mai siamo in quei posti lì, quindi Brasile no. Argentina no. Nicaragua c'è una cascata altissima. Nicaragua. Nicaragua. Allora USA o Canada, magari sono proprio le cascate del Niagara, non credo proprio. Africa. Mozambique. Zimbabwe. Non so che cascate siano queste, ragazzi, non ho più vaga idea. Andiamo avanti con Uzbekistan. Uzbekistan. Dove devo mettere la città? Samarkand. Da. Tashkent. Come si chiama Samarkand in inglese? Per quello, questo qui, ragazzi, è. Al massimo potrebbe essere la Turchia, ma sono quasi sicuro che sia, ragazzi, Samarkand in Uzbekistan. Samarkand si scrive. Traduzione in corso, Samarkand, ok, allora magari l'ho scritto sicuramente sbagliato, come ho messo la C al posto della K, quindi aspettiamo che torna qua, perché la connessione, ragazzi, è di una lentezza che la metà potrebbe bastare, avete visto nel posto in cui vivo nel scorso video, quindi potete immaginare che la connessione non è proprio il massimo, però dovrebbe anche tornarmi, per favore, perché se non mi torna è un bel casino. Attendi, per la pagina, ecco qua. Samarkand. No. E Istanbul. Non so cosa pensare, ragazzi. Istanbul. Ankara. Boh, ragazzi, non ho più idea di cosa sia. Ah, questa è Pechino, la città quella proibita, Beijing. Città proibita di Pechino. E questa è una campana di non so che cosa. Di Notre Dame. Però poi se l'abbiamo già detto due volte, forse direi di no. Stone Age. E USA me lo prende lo stesso. Stone Age. Oh mio Dio, come si scrive Stone Age? Come si scrive? Traduttore, non teniamo che poi dopo caricarci metti di nuovo una vita. Come si scrive Stonehenge. Oh, come si scrive Stone Age? Possibile che non mi ricordo mai come scrivere le cose in inglese, possibile che in inglese non possono scrivere come in italiano, come dici lo leggi, no. Devono sempre scrivere le cose in modo diverso, come si dice, mi fanno venire veramente un nervoso tutte queste lingue che veramente non le sopporto. Quindi, Stone Age. Oh, andiamo avanti. Questa è Roma. No, questo qua non è, no, però non è l'altare della patria, questo è. Non è altare, mi sembrava altare della patria, poi ho detto no, allora non lo so che città sia. Isola di Pasqua, in inglese non so come si scrive isola di, questa qua è l'isola di Pasqua, ragazzi, perché ci sono quelle teste. Isola di Pasqua. Easter Island. Ok, Easter Island, e siamo a posto, perfetto. Questo è Tokyo, o il Giappone, non so ben preciso, ma dovrebbe essere Tokyo. In Giappone, ragazzi, non lo, beh, allora Japan, se non me lo accetti, ma Kyoto. Ok, era Kyoto. Ce l'ho questo, ma non mi viene adesso, però ce l'ho. Hollywood, quindi Los Angeles. Poi, Islanda,
era l'Islanda. Prossimo. Però mi devi caricare. Però mi devi caricare. Però mi devi caricare. Mosca. O San Pietroburgo. O Mosca. Era Mosca, ok. Il Cremlino era, tra l'altro. Non proprio la cosa più scema del mondo. Poi, prossimo. Maersklein. Forse del Danimarca. Non mi serve il nome della città, io cacchio ne so. Direi Barcellona senza particolari problemi. Sagrada Famiglia, vabbè. Ah, questo di nuovo. In quale città è le 5 facce dei presidenti degli Stati Uniti, Roosevelt e gli altri che ci sono? USA mi riprende come USA. Oppure. No, non posso cercarlo perché non so come si chiama, quindi non sarebbe illegale. Sarebbe illegale. Prossimo è Copenaghen, sicuramente la cosa più schifosa della storia. Little Mermaid Stadium. Questo forse è il Parlamento di Budapest. Forse, forse. No. Venezia. No. Allora non lo so, ragazzi. Allora non lo so. Questa roba qua. Potrebbe essere la chiesa di Reykjavik, quella là. Reykjavik. Forse potrebbe anche essere quella chiesa di Reykjavik stranissima. No, non è quella, ok, allora no. Prossimo, non lo so. Ah, qua torniamo ad avere tutti quelli che non lo so. Ragazzi, non ho più idea di cosa siano queste città. Purtroppo, ragazzi. Qua ci possiamo arrivare, ci possiamo arrivare, magari Oslo. Magari Helsinki, Danimarca, Copenaghen, abbiamo già visto, però magari potrebbe anche essere che ce n'è un'altra volta. E non lo so. Qua non mi ricordo che città. Ragazzi, allora, facciamo l'ultimo, dai. Facciamo l'ultimo così facciamo un video un po' di una lunghezza decente. E andiamo a concludere in bellezza. Country flag frame squids. Given their flags, frame and continents, can you name the countries of this national? Quindi ci danno la bandiera, dobbiamo indovinare il continente da questa bandiera. Dobbiamo indovinare lo stato che ha questa bandiera. Qua si dice sotto continente, ci metto sopra la bandiera, dove dobbiamo trovare lo stato, quindi direi Spagna. Ok. Poi prossimo. Asia, questo è il Brunei. E ok. Prossimo. Mi devi cambiare la bandiera però. Oh, Northern Panama, ok, direi che qua non abbiamo particolari dubbi. Panama. Se me lo prende magari. Nord America, questo qua è Panama. Allora, per favore. Panama. È Panama oppure Repubblica Dominicana? Oh, che palle qua, tutte le volte. Dominican Republic. Era la Repubblica Dominicana. Vabbè. Sono anche un po' stupido io. Africa. Zimbabwe potrebbe essere. Era lo Zimbabwe. Prossimo, però mi devi caricare perché il tempo va avanti. Il tempo non si ferma, però il gioco si ferma. Però quindi mi devi andare avanti. Allora, questa qua dovrebbe essere Europa e Armenia. Noi Asia, allora se è però Armenia è anche in Asia, quindi sì, Armenia. Prossima, Africa. Mauritius. No. Allora. Ai. Ma no, Madagascar è una maniera totalmente diversa, però ci provo lo stesso. Gambia. No. Seychelles. Balziamo, va, che sennò qua ci stiamo delle ore.
Africa, Kenya. Ok. Prossimo. Sud America, Cile. Ok. Nord America, Costa Rica, perché il Panama è alla contrario, questo è Costa Rica, quindi Qatar, questo direi che senza neanche guardare il continente mi arrivo lo stesso. E non so se è un tempo, questo Africa, Nigeria, ok, Asia, fammi in bandiera, Asia, Kazakistan, Kazakhstan, perché in inglese è senza la I. Perfetto, vai avanti, per favore, vai avanti, non c'è tempo, non c'è tempo. Asia, Thailand, Thailandia, benissimo, andiamo avanti, Myanmar, 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 benissimo, o Birmania, anche in italiano si dice Birmania. Prossima. Asia, Filippines, ok, Filippine, ancora Asia, Turkmenistan, benissimo, poi Africa, questo qua è il Burundi, benissimo. Questa è la North Macedonia. Benissimo. Dai, veloce, se no non finiamo. Veloce. Asia. Cacchio, non mi ricordo che bandiera è questa. Timor-Est. Timor-Est. Benissimo, andiamo avanti, per favore. Andiamo avanti, veloce. Se sarà per questo... Timor Leste, questo si chiama anche Timor Leste, Timor Leste, vabbè. Oh. Niente, non finiamo mai più questo Panama. La batteria è molto basso, non mi interessa, devo finire assolutamente qua. Sì, mai più, Panama. Ah, oh, è andato avanti da solo. Nord America, Panama. Non è il Panama. Vabbè ragazzi, devo chiudere, se no il computer si scarica. Peccato, era Cuba. E quindi ragazzi, questo era... Spero che vi sia piaciuto questo video su Sparkle. Noi ci vediamo mercoledì, ore 19:30, con un nuovo video. Ciao a tutti da Loggia.